Ciao, benvenuta a questa nuova lezione sull'elettrotecnica. In particolare parleremo di corrente d'impiego, di sovraccarico e di cortocircuito. Una cosa fondamentale, questa lezione è importantissima, cioè i concetti che spiego oggi devi assolutamente comprenderli, non puoi non capire quello che ti sto per dire. Riguardati questo video una volta, due volte, tre volte, non ha importanza. Quello che viene spiegato oggi devi capirlo, non ti sto chiedendo di impararlo a memoria, anche se alcune cosine vanno imparate a memoria, però devi capire i concetti di base, altrimenti non andiamo avanti e rischi di fare delle cagate assurde quando si parla di proteggere i circuiti contro le sovracorrenti. Cioè, quello che tu devi capire è che oggi devi comprendere questo concetto. Nello stesso modo in cui tu sai a memoria che per mangiarti gli spaghetti devi arrotolare con la forchetta e portarli alla bocca. Ecco, è una cosa che deve venirti naturale, non puoi non comprendere quello che ti sto per spiegare. Scusami se t'ho rotto le balle con questa premessa, ma veramente è una cosa assolutamente importante. Noi abbiamo già visto alcuni aspetti. Nella sezione piromane o elettricista abbiamo visto le differenze tra il sovraccarico e il cortocircuito, le rivedremo ulteriormente, quindi non è che questa sia l'ultima lezione, ma quello che è spiegato qui, che magari è visto un po' di più dal punto elettrotecnico, deve essere una cosa che tu devi assolutamente fare tua. Ok? Andiamo avanti. Partiamo con un estrapolato da una discussione sui social che avevo visto tempo fa, che ho chiesto a Nico di inserire nella slide, in cui ho letto delle robe che secondo me non sono scritte da una brutta persona, sono scritte da una bella scimmia, perché uno che scrive una roba del genere si fa fatica a categorizzare come installatore umano. Cioè, questo dice, la corrente in un contatore di 3 kW non deve essere superiore ai 16 A, altrimenti in caso di malfunzionamento di un elettrodomestico il termico non interviene rischiando di fare danni irreparabili all'impianto e all'utilizzatore. Ma cioè, cosa sta dicendo questo qua? Io credo che quando era bambino i suoi genitori erano contentissimi di averlo avuto, poi man mano che è cresciuto hanno visto le stronzate che scriveva e si sono domandati ma perché non abbiamo tenuto la cicogna per tenerci questo qui? Ora, battuta a parte, sappiamo benissimo che il contatore potrebbe erogare fino a 14 kW per qualche minuto. Stiamo parlando di contatori limitati, quindi il classico contatore Gemis o Jetis, sono i contatori che abbiamo nuovi nelle nostre abitazioni, nei nostri uffici, in tutte le attività in cui la fornitura fondamentalmente è fino a 30 kW. Ecco, in queste tipologie noi sappiamo che il contatore ci può dare la corrente e quindi la potenza che abbiamo impegnato, ma contestualmente ci può dare qualcosa in più. Questo qualcosa in più potrebbe arrivare tranquillamente fino a 14 kW fino a qualche minuto. Quindi se noi abbiamo una fornitura da 6 kW monofase, sappiamo che il contatore ci può dare fino a 14 kW per un po'. Questo vuol dire che potrebbero passare fino a 63 A circa nell'impianto. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare molta attenzione a evitare che ci possano essere delle problematiche legate soprattutto al surriscaldamento dei cavi. Quindi noi abbiamo in questo caso la nostra amica Elettra che sta portando una matassina di cavo che pesa giusto, quindi sta portando un carico normale. Questa è la corrente di impiego, che è quella che normalmente dovrebbe passare nel circuito. Se però questa corrente aumenta, vedi, Elettra si sta sforzando, deve portare più peso, quindi fa fatica, quindi è in caso di sovraccarico. Se invece la corrente elettrica è veramente troppo elevata, si ha quello che si chiama cortocircuito ed Elettra si inginocchia. Poi magari a Elettra gli piace stare in ginocchio, ma quelle sono altre cose. Ora, guardiamo questa formuletta che avevamo già visto, ma la riprendiamo. IB deve essere minore o uguale di N e IN deve essere minore o uguale di Z. L'avevamo già vista, ma la riprendiamo con un'aggiunta, ovvero che IF deve essere minore o uguale a 1,45 IZ. Non è finita qui. Abbiamo anche che I quadrato T deve essere minore di K quadro S quadro. E tu stai dicendo, ma che robe, che cos'è? Di cosa stai parlando?
Allora, partiamo facendo un ricapitolo molto veloce, molto molto rapido, poi dopo lo rivedremo bene. L'IB è la corrente di impiego, cioè è la corrente che sta assorbendo il tuo carico. Hai un motore, hai delle lampade, hai un qualcosa in quel circuito, quel qualcosa sta assorbendo una certa corrente, diciamo nominalmente. Ecco, quella è la corrente di impiego, quindi la corrente per cui è destinato il circuito a funzionare in condizioni normali. Quel carico sta assorbendo 11 ampere. La corrente di impiego è 11 ampere. Cos'è la IN? La IN è la corrente nominale del dispositivo di protezione che metterai a monte di quel circuito per proteggerlo contro le sovraccorrenti, in particolare in questo caso per proteggerlo dal sovraccarico. Se hai un assorbimento di 11 ampere, non ci metterai un interruttore da 10 perché con tutta probabilità rischi che scatti se magari aumenta anche un po' di più la corrente. Ce ne metterai uno più grosso, ad esempio da 16 ampere. Quindi la corrente di impiego deve essere minore della corrente nominale del dispositivo di protezione. La disequazione si può leggere anche al contrario. La corrente nominale deve essere maggiore della corrente di impiego. Okay? Quindi ho i miei 11 ampere che mi assorbe il carico e ci metto un interruttore da 16. Bene, la IZ che cos'è? Non è altro che la portata del cavo. La portata del cavo deve essere maggiore della corrente nominale del dispositivo di protezione. Non funziona che la corrente che la portata debba essere maggiore solo della corrente di impiego. È sbagliato. Se io ho un carico che assorbe quegli 11 ampere e ci metto un cavo che me ne porta 13, ma poi l'interruttore l'ho messo da 16, va bene, non abbiamo soddisfatto questa disequazione, quindi non abbiamo garantito la protezione dal sovraccarico. Fermo restando, attenzione, adesso non lo approfondiamo, ma te lo anticipo, che facendo comunque, seguendo pedissequamente questa disequazione, abbiamo ancora dei punti in cui il cavo non è protetto dal sovraccarico. Quindi non è una protezione completa, ok? Cosa dice poi la norma? Ci dice: guarda che la corrente IF, che è la corrente di sicuro funzionamento del dispositivo di protezione, deve essere inferiore a 1,45 volte la portata del cavo. Ecco, anche su questo aspetto ci torneremo sopra, ne riparleremo, lo andremo a riguardare in maniera più dettagliata. Fondamentalmente, quando usi i magnetotermici non te ne può fregare di meno. Ti ricordo però che se decidi di proteggere un circuito dalle sovraccorrenti con un fusibile, a quel punto, a causa di questa seconda riga, quindi IF non uguale 1,45Z, devi declassare la portata del cavo. Quindi, se un cavo ti porta normalmente 10A, ecco, nel momento in cui lo proteggi col fusibile, devi far finta che il cavo porti solamente 9A. Okay? Questa è una cosa importante che la rivedremo in maniera più dettagliata. Però intanto ricordatelo come, diciamo, regola generale. Seconda invece parte della formula, perché la prima riguarda la protezione contro i sovraccarichi, quindi IB, IN, IZ, IF, eccetera, riguarda la protezione dal sovraccarico. Quest'altra riguarda la protezione contro il cortocircuito ed è I quadrato T minore uguale K quadro S quadro. L'andremo a vedere, non ti preoccupare, adesso non ti sto a rompere le balle con questa cosa qui, l'andremo a vedere meglio, te la mostro, mi sono anche già preparato un foglietto per farti vedere come va intesa questa cosa.